Federica, sì, il patron Simone Francesco, sono molto pacati nelle loro esternazioni alla stampa, ai giocatori, eccetera. Qui ogni tanto c'è un fiume in piena. Però, dopo il coro vorrei dire che se ricordate una cosa che avete parlato oggi. Presidente, ci arriviamo, però la prima cosa è questo colpo d'occhio. Il castello, la curva che è qui con noi praticamente. Ma io guardo tutto, il castello è bellissimo, mi piace questa... Con loro! Il popolo spallino, questo è quello che piace al Presidente. Anche i bimbi dell'Accademia Spal. Ecco, a proposito di Accademia Spal, vale la pena anche di sottolineare il grande lavoro che state facendo a livello giovanile. Sì, è lì il nostro futuro, quindi siamo arrivati a 320 ragazzi, adesso penso che quest'anno toccheremo quota quasi 400. Abbiamo bisogno di campi, adesso abbiamo fatto una richiesta anche al nostro sindaco, abbiamo bisogno di campi, ci dispiace, adesso è nata questa grande atmosfera e tutti vogliono venire alla SPAL, quindi vuol dire che qualcosa di buono stiamo facendo. Allora andiamo anche un po' a raccontare questa squadra che si è presentata in questo momento. Voglio dire ai ragazzi della curva, ma a tutto il popolo spallino, che alla prima riunione che abbiamo fatto in Lega dopo gli spareggi, dove abbiamo discusso così delle iscrizioni, e ho trovato alcuni, cioè tutti i presidenti, uno in particolare, il signor Barilli della Recciana, e lui ci è rimasto un po' male perché quando l'ho visto gli ho cantato questa canzone ricordando com'era stata l'ultima partita a Reggio, dove abbiamo vinto, ci hanno preso un po' in giro perché parlavano di vacanze anticipate. Io gli ho cantato questa canzone, io ho detto: ma come mai siete tutti qui? Non dovevate essere in Serie B? Direi che sei rimasto un po' male, però insomma, lo affronteremo anche quest'anno, quindi lui sa cosa gli aspetta. Andiamo su, come dire, su contenuti un pochino più tecnici. Però ci piacciono anche questi momenti, dai. No, volevo capire della squadra, me lo dice oppure no? Avete costruito una bella squadra, ci sono giocatori ancora in arrivo, dobbiamo andare con cautela, ho capito, mister, sì, ho capito. I nostri tifosi, i miei tifosi sanno che io racconto sempre la verità. Lo sappiamo, sì, bene. Quindi se giocano male gli darei un calcio nel culo a tutti. Se giocano bene, gli dico che sono stati bravi, quindi questo è il rapporto. Però loro sanno che io li voglio bene, non sanno tutti. Quindi per me sono come tutti dei figli acquisiti, perché questo è lo spirito, non è una società. Oggi la SPAL è una famiglia, come l'è stata tanti anni fa. Bravo! Noi ragazzi abbiamo fatto, secondo me, un'ottima squadra. Poi il girone non lo so, perché già oggi, anche se non faccio più parte del consiglio, che sapete, siamo andati a casa perché Maccali non lo volevano più, quindi abbiamo un coro in meno durante il campionato da fare. E quindi il rapporto è questo, tu a Sky non sei abituato, ammetto.
quindi c'è un commissario, comunque arrivano notizie, ancora non si sa se i gironi sono a 20, a 18, a 19, quindi la situazione purtroppo è una situazione molto drastica per via anche del calcio scommesse. A proposito, avete visto che la Spalla non è stata toccata, finché c'è questa famiglia ricordatevi che queste cose a Ferrara non succederanno mai. Comunque, parlando dei miei ragazzi di quest'anno, è un'ottima squadra, una buona squadra, una buona squadra, ho detto. E dopo mi tirano le orecchie. È una buona squadra, mancano ancora due o tre pezzi che arriveranno la prossima settimana. Chi arriva? Ah, questo è il mio compito, poi mi puoi anche dire di no, non mi dici niente, però io... No, perché altrimenti mi picchiano. Va bene, torno di collo. Comunque è una buona squadra. Ho raccolto una bellissima frase del nostro mister, che in toscano ha detto: siamo diventati una squadra noiosa. E questo vuol dire tante cose. Quindi è una buona squadra, ci sono tanti giovani e sapete quanto questa società punti sui giovani. La nostra è una filosofia che non cambieremo mai, e quindi hanno la possibilità, avete visto anche qualche ragazzo della Beretta, addirittura un ragazzo degli allievi che mi ha messo in prima squadra, perché il lavoro che stiamo facendo col settore giovanile deve portare questi frutti, almeno tutti gli anni un ragazzo o due che approdi in prima squadra. Abbiamo portato qui i ragazzi che abbiamo seguito durante il campionato, quindi volevamo quelli, e risponderemo sempre come ho fatto, risponderò io insieme ai miei collaboratori per quello che abbiamo portato a Ferrara. Però mi sento tranquillo perché, ripeto, sarà un campionato durissimo, non sappiamo i gironi, anche se spero ci rimettano nel girone come l'anno scorso centrale. Però insomma, adesso c'è un commissario che farà le cose come pare a lui e non ci saranno i consigli direttivi di Lega a decidere. Comunque spero in quello come quello dell'anno scorso, perché è un bel girone, perché ci dà la possibilità di tanti derby, e poi vediamo cosa succede. Io sono molto fiducioso, ma sono fiducioso per una cosa importante, perché almeno me l'avete dimostrato anche questa sera: il popolo spallino c'è, ha riconquistato entusiasmo, ci sta seguendo e ci sta dando una mano, e sappiate che senza di voi non faremo mai niente. Grazie. No, perché c'è un altro momento, perché è giusto. Della grande famiglia. Ah, sì, prego. Niente, io non riesco a parlare. La frase era: insieme per un sogno. Ho voluto personalmente modificare l'articolo. E ho messo per il sogno, perché è il mio come è il vostro. E come abbiamo detto all'inizio, sarebbe stato anche il sogno di Gigi Fabri. Questa è una grande famiglia che durante quest'estate, il 2 giugno, ha perso uno dei pezzi più importanti, forse più importante, Gigi Fabri. Sì. Abbiamo aperto così questa serata con il ricordo di un grande... Penso che ci sia la possibilità di una politica. E allora... Vi volevo solamente dire che quello che avevamo detto durante anche i ragazzi al funerale è stato mantenuto. Abbiamo fatto richiesta in comune e gli abbiamo chiesto di intitolare il centro di via Corparo a Gigi Fabri. Il mio cappello, perché dovevo giocare a Padova con la serie B per andare in A.
Noi Presidente, se ho bisogno, magari ce lo posso adoperare, se non ho bisogno non lo so. Va bene, bravo. Primo tempo eravamo 1-1, al secondo tempo metto sul cappello, magari ha vinto 3-1. Alla domenica abbiamo la finale, però Cappello andò a Padova. La smedica Mister, ma il Presidente io vinco lo stesso, anche senza Cappello. No, ho scomitato quel tutto. 1000 lire. Vincevo 3-1 anche senza Cappello. Quindi, ho giocato 48 campionati ufficiali, 14 da giocatore, gli altri da allenatore, di cui 16 in Serie C, 15 in B e 17 in A. Il mio tesseramento come calciatore è iniziato nel 1942 con il San Pietro in Casale. Tuttavia negli anni di guerra non disputammo alcun campionato ufficiale. La mia attività di allenatore, iniziata nel 1957, mentre ancora giocavo, è continuata poi fino al 1999 con il Club Italia, la squadra federale dei campioni del mondo del 1982. In tutto fanno 57 anni.